Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Siamo in una quasi alla fine, siamo nel fine di luglio, fa un caldo maiale, come direbbe il Duca d'Inghilterra, veramente un caldo pazzesco, però noi siamo qua stoici a lavorare. So che tanti di voi sono al mare a godersi il mare, le vacanze, belli rilassati. Noi siamo qui a lavorare, siamo aperti fino al 9 di agosto e non molliamo il colpo, cerchiamo di aiutare tutte le persone fino al 9 di agosto. Poi, cari miei, fino al 9 di settembre, ci vediamo poi il 9 di settembre. Vabbè, detto questo, avete come al solito avuto dei problemi con il solito AdiBlue che vi ha creato un sacco di rogne, un sacco di problemi su qualunque macchina, in particolare su una 4, seguite il video e vediamo come abbiamo risolto anche stavolta. Sigla! Ok, dopo questa premessa un po' invidiosa su quelli che sono in vacanza, parliamo dell'ennesimo problema. Credo che, non so, abbiamo fatto 20 video, adesso non so quanti, sempre su questo problema della AdiBlue. Allora, questa qua è una, diciamo, un Audi A4 col motore 2000 turbo diesel. Non ha tantissimi chilometri, perché ha, mi sembra, 75-80.000 chilometri, quindi non arriva ai 100.000 chilometri, però già presenta il solito problema bloccante della AdiBlue. Fra l'altro, questa è una persona, come si vede, disabile, come si vede dal tagliandino, quindi dobbiamo cercare di risolvergli il problema nel minor tempo possibile, perché ha proprio bisogno di avere la macchina, perché è l'unica macchina che ha. Allora, come abbiamo spiegato più volte, il problema dell'AdiBlue, che è questo additivo che si chiama urea e che viene iniettato per diciamo completare il problema di abbassamento del particolato, quindi è un sistema che è stato aggiunto successivamente al FAP per migliorare, teoricamente, migliorare, diciamo, l'abbattimento del particolato sulle vetture diesel. Questo, da un punto di vista teorico, non fa una grinza. Però, come purtroppo accade, secondo me quelli che hanno studiato la AdiBlue sono gli stessi ingegneri o hanno fatto la stessa scuola degli stessi ingegneri che hanno progettato le cinghie a bagno d'olio. Due cagate che è meglio, sulle quali è meglio sorvolare. Vabbè, rimaniamo sulla AdiBlue. La AdiBlue, il problema, come dicevo, che c'è questo liquido che viene acquistato normale autoricambista o benzinaio, che dir si voglia, viene, c'è un tappo con un serbatoio posto nella parte posteriore, con ovviamente un pescante, diciamo un'asta di livello. Il problema è che questo liquido, soprattutto non tanto per la qualità, perché la qualità degli AdiBlue più o meno l'uno per l'altra, da quello che ho capito, sono tutti uguali. Il problema è sul fatto che se entra dell'aria nel serbatoio, quest'aria tende a cristallizzare questo AdiBlue. Cristallizzando l'AdiBlue si blocca tutto il sistema, quindi si blocca il pescante, spesso si blocca quando il pescante è alla base del serbatoio, dà come informazione serbatoio AdiBlue vuoto, mentre invece magari l'AdiBlue è il serbatoio completamente pieno, voi andate a rabboccarlo, il serbatoio è già pieno, il segnale continua a persistere e da lì viene fuori la magagna, la famosa bastardata. Parte questo countdown sui 1000-1200 km che mette il proprietario della macchina in una condizione veramente di preoccupazione, perché se lui non mette a posto il sistema, dopo 1200 km la macchina va in protezione, più di 70 all'ora non va e voi siete belle che spacciati. Come abbiamo detto, di grosse alchimie non ce ne sono. Le uniche due che vi posso dare sono quelle di tenere il serbatoio sempre pieno e usare ogni tanto, per quello che servono, io sono un po' scettico sulla cosa, però non sono un chimico, non mi voglio esporre più di tanto, qualche cosa magari serviranno, mettere sempre degli additivi che servono per anticristallizzanti. Detto questo, bisogna solo sperare in Dio che non succedano queste cose qua. E quindi, quando succedono,
avete tre soluzioni in sostanza. La prima, ho sentito di alcuni che hanno addirittura sono messi di buzzo buono, hanno smontato il serbatoio, che non è messo neanche in una posizione facile, hanno dato il serbatoio, hanno cercato di tirar fuori il pescante, hanno pulito tutto, hanno pulito le tubazioni e hanno ripristinato con un lavoro di manodopera veramente notevole. Alcuni sono riusciti a fare anche quel sistema, però veramente c'è dietro una manodopera tale che non so se il gioco vale la candela. La seconda opzione, ovviamente, è quella di andare in concessionario, in questo caso Audi, farsi dare il ricambio nuovo, e sti fettentoni non danno il pescante, ma danno tutto il serbatoio, compreso di pescante, quindi con costi veramente notevoli. Il terzo, come abbiamo spiegato, a discrezione del cliente, perché quando il cliente esce di qui sono problemi del cliente se ha deciso di fare, che ne dicano alcuni soloni, che dobbiamo essere noi responsabili di tutti i mali del mondo. Se il cliente ci chiede di disabilitare la D-Blu, lo facciamo, però a sua discrezione. È come se io avessi la licenza per vendere delle armi, vendo l'arma a uno che ha la licenza e al porto d'armi, questo esce, torna a casa incazzato nero perché la squadra di calcio ha perso, ammazza moglie e figli ed è colpa anche di quello che vende le armi. Quindi, giusto per fare un piccolo parallelismo, in questo caso il cliente ci ha dato l'ok sul fatto di eliminare il sistema, quindi cosa succede? Si entra in elettronica, in questo caso abbiniamo alla disabilitazione della D-Blu anche la rimappatura della centralina, e poi ovviamente bisogna disconnettere i connettori che vengono collegati sul serbatoio, in modo tale che non venga più dato l'errore. Così facendo si annulla il countdown, la D-Blu può rimanere dentro, quello che c'è a questo punto non viene più utilizzato, e come la macchina ritorna magicamente come tutte quelle macchine sulle quali erano installati unicamente il FAP, che già portavano dei problemi già quelli. Se in più, oltre il FAP, raddoppiamo il problema, capite che la gente, cioè, di pazienza ne ha, può essere ecologista quanto vuole, però, cioè, se no chiamiamo la Thunberg e le diciamo: senti bella, vieni tu a darci una mano a risolvere una parte di questi problemi qua, perché se no non ci stiamo più dentro. Io direi che anche in questo caso vi ho descritto la situazione anche per questa Audi A4. Il lavoro è già stato fatto, quindi il cliente oggi pomeriggio o domani ritirerà la macchina con sua estrema soddisfazione. Io direi che quindi anche per questo lavoro è tutto. Come al solito vi chiedo di cliccare sotto dove c'è la campanella, mettere un bel like di incoraggiamento e soprattutto iscrivetevi al canale, perché ci date una mano sia al canale e sia a voi, che rimarrete sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!